Nei primi giorni di novembre, quindi precisamente il 6 novembre, ci furono le copiose piogge che crearono diversi frane e allagamenti. Ecco, anche qui a Trenova ci sono state due importanti problematiche riguardanti la strada comunale del Tasso e la strada comunale di Campogialli. La strada comunale del Tasso, però, da oggi, quindi dal 20 dicembre, vede l'avvio dei lavori per la riapertura, che probabilmente sarà calendarizzata con la chiusura dei lavori, quindi nei primi giorni della prima metà di gennaio. Contiamo però, ne abbiamo già parlato con la ditta, contiamo di poter riaprire con un senso unico alternato, magari durante le fasi di lavorazioni, anche prima della fine dell'anno, la viabilità. I lavori prevedono la ricostruzione di scogliere all'interno del borro, nei punti dove ci sono appunto le frane, e in maniera da ricostruire gli argini e ripavimentare poi la strada. Questa operazione è anche completata da nuovi attraversamenti fognari lungo la strada e da una completa regimazione delle acque di 1,5 km di strada. Questo dovrebbe, assieme anche all'intervento che è stato successivamente eseguito a ridosso di quei giorni di piogge, intervento eseguito dall'Unione Comune del Prato Magno, ma finanziato dal Comune di Terranova, tutto questo sulla ripulitura e riprofilatura del borro, ecco, tutto questo intervento dovrebbe garantire una messa in sicurezza della strada in quel tratto, che è quello, diciamo, che è a monte e a valle del sottopasso della direttissima. Ricordo più o meno il quadro economico dei lavori è di circa 65.000 euro. Quello svolto dall'Unione Comune del Prato Magno, finanziato dal Comune, era di 10.000 euro. Il ribasso sui 65.000 euro della gara svolta dal Comune è di circa il 30%, e la ditta che si è aggiudicata i lavori è la ditta Santini San Giustino Valdarno. Niente, contiamo e speriamo che nel tempo che dia la possibilità appunto alla ditta di svolgere le lavorazioni del caso, e contiamo di poter rispettare così il cronoprogramma e la riapertura a gennaio.